Piccola e gracile, avvolta nell'abito da abbadessa, con lo sguardo sempre basso e un'umiltà davvero rara. E poi quella voce così sottile, capace però di arrivare al cuore di tutti coloro che stamattina hanno riempito la chiesa di Sant'Antonino in occasione della celebrazione del santo patrono della città. Madre Anna Maria Canopi, fondatrice dell'abbazia dell'isola di San Giulio sul lago d'Orta in provincia di Novara, ha ricevuto dalle mani del vescovo di Piacenza Bobbio, Monsignor Gianni Ambrosio, l'Antonino d'Oro 2015. «Non sono abituata a parlare in pubblico», ha detto Madre Canopi, «ma voglio ringraziarvi». Grazie. Anche se questo momento a me costa molto, non posso nascondere perché non sono più abituata assolutamente ad essere in pubblico. Un discorso semplice, pure di una forza dirompente. Madre Canopi ha regalato una parola di dolcezza e di conforto a chiunque l'abbia avvicinata. Molti si sono commossi stringendole la mano. Qualcuno ha sentito il desiderio di abbracciarla come per proteggerla. Nata a Pecorara 84 anni fa, Madre Canopi ha trovato nella clausura e nel silenzio del suo lago il mistero della croce. Mentre mi sono nascosta al mondo, adesso mi trovo in mezzo, però con amore. Sento l'affetto di tutti e lo ricambio ogni giorno continuamente nella preghiera per tutti, che il Signore benedica tutti. Possiamo dare un messaggio di speranza anche per il futuro? Il Signore è la nostra speranza, Cristo speranza nostra, è risorto. Noi dobbiamo sempre guardare a Lui, crocifisso e risorto. Questa è la nostra speranza. Lei ha toccato con mano anche tanta sofferenza di tante persone. Sì, però nella sofferenza c'è tanta grazia. Attraverso la sofferenza ci si santifica. Senza sofferenza l'uomo non vale niente. Vale di più quanto più soffre bene. Bene, sapendo che bisogna passare attraverso la croce per arrivare alla luce e alla gloria. Don Giuseppe Basini, parroco della Basilica di Sant'Antonino, ha spiegato il motivo per cui quest'anno il riconoscimento è andato alla religiosa. Anna Maria Canopi, siamo molto contenti perché è un richiamo a ciò che è essenziale nella vita dell'uomo, il silenzio, la ricerca dell'interiorità, di ciò che dà senso alla vita e nel primato di Dio. Questa sorella, che ha radici piacentine, una figura autorevole, proprio anche per le sue conoscenze bibliche e patristiche e per la sua grande capacità di accompagnare, di diventare madre nello spirito di tante persone. La consegna dell'Antonino d'Oro è seguita alla messa celebrata da Monsignor Ambrosio, che ha ricordato come gli uomini siano simili alla creta e quindi esposti all'usura del tempo e alle rotture. Da qui l'esigenza di aiutarsi reciprocamente a superare le difficoltà della vita. Invito i confratelli vescovi a invocare insieme a me la benedizione sul popolo del Signore. Siamo tutti parte di un'unica famiglia e credo che anche la fiera ci aiuti a ricordare questo, una fiera storica. E poi ci aiuta a ricordare che siamo figli e che abbiamo anche un grande patrimonio culturale e spirituale affidato a noi da trasmettere alle generazioni future, ma dobbiamo guardare verso l'alto come ha fatto Antonino, proprio per avere quella luce che illumina il cammino, ma anche quella forza di fronte alle tante difficoltà della vita. Il vescovo si è poi soffermato sul pericolo delle dipendenze, come quella del gioco d'azzardo, che spesso si trasforma in una grande e pericolosa trappola.